SIGEP 2018 non può mancare in questa manifestazione la presenza del marchio Toraldo, che quest'anno, pensate, festeggia i 50 anni di attività. Nulla di meglio che incontrare Marco Simonetti, il responsabile marketing dell'azienda, e Giuseppe Simonetti, che è uno dei fondatori, che dopo ci spiegherà una serie di cose legate alle novità di cui parliamo oggi. Buongiorno intanto Pino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Marco, iniziamo da te. Che cosa festeggiate qui al SIGEP 2018? Allora, innanzitutto grazie sempre per la presenza e per i tuoi interventi. Al SIGEP 2018 festeggiamo i 50 anni di attività, i 50 anni nel settore Horeca, caffè bar, che ci contraddistingue. Sono 50 anni in cui hanno iniziato, io sono entrato dopo perché non ci sono ancora arrivato a 50 anni. Ci contraddistingue con la presenza nei bar e da un po' anche in tutte quelle che sono le case degli italiani nel mondo, col nostro caffè che sia in Michelin grani che col monoporzionato oggi viene diffuso ovunque. Marco, diciamo anche che voi festeggiate in bellezza questi 50 anni con la presentazione di una linea di macchine per la ristorazione, l'oreca e il microoreca, come dico ormai da un po' di anni, realizzate interamente in casa, da voi. Sì, abbiamo da poco iniziato con l'assemblaggio, la produzione di queste macchine per caffè, appunto per cercare di migliorare sempre di più quello che è il discorso di estrazione dell'espresso ottimale in tazza. Abbiamo appunto disegnato, ecco, la macchina con un design particolare, sempre tipicamente italiano, quindi l'acciaio, e le varie colorazioni e i gruppi a vista che determinano appunto la tipica macchina italiana sui banconi dei nostri locali. Questo l'abbiamo fatto appunto per migliorare l'espresso e per cercare di avvicinare un po' tutti ad avere, ecco, la macchina vera, quella a leva, nei locali, perché la tendenza della macchina a leva da Napoli si sta spostando anche altrove, quindi stiamo cercando di portarla anche al nord, dove non con poche difficoltà adesso siamo anche presenti con le nostre macchine nei locali. Voi non siete solamente nel sud e anche nel nord Italia, siete in tanti paesi del mondo attraverso la creazione del format legato ai bar, proprio all'oreca, in più posti del mondo. Facciamo un brevissimo riepilogo dei principali paesi in cui siete presenti. Allora, noi siamo presenti molto bene, ecco, in Nord Africa, abbiamo una rete distributiva molto importante in Libia, che poi prende tutto il Nord Africa, con Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto. Poi abbiamo una distribuzione in America importante, nei paesi che ho citato del Nord Africa abbiamo dei locali a marchio Toraldo, come dicevi, abbiamo locali a marchio Toraldo in Germania, in Libano, dove abbiamo un'altra rete distributiva importante. A Miami, dove abbiamo il locale Adoral, che è un locale molto grande di 400-500 metri, che è aperto 8 mesi fa ed è un locale che sta andando alla grande e che ci ha dato la possibilità di farci conoscere sul mercato americano con il caffè bar, ma anche con quelli che sono i monoporzionati. Infatti con le compatibili facciamo un lavoro molto molto interessante. E del monoporzionato noi parleremo tra pochissimo di nuovo con te, quindi non andar via, perché io nel frattempo voglio richiamare l'attenzione di Giuseppe, che come dicevo prima è uno dei fondatori dell'azienda. 50 anni sono passati velocemente. Sono passati, sì, 50 anni. È proprio in questi 50 anni che abbiamo maturato un'esperienza non indifferente nei bar, e questo ci ha portato poi a realizzare questo nuovo progetto, che sono le macchine da caffè espresso.
Queste macchine sono particolari perché sono molto care a noi napoletani, sono nate con noi, ci hanno permesso di far sì che il caffè napoletano fosse, diventasse poi famoso nel mondo. E noi abbiamo cercato di perfezionarla ancora di più, dandoci un tocco che si avvicina alle nostre conoscenze. Questa macchina qua in modo particolare che noi diamo ai nostri clienti è stata migliorata nella erogazione del caffè, nell'estrazione del caffè, permettendoci poi di avere quel caffè che ci ha sempre caratterizzato e ci ha contraddistinto nel settore bar. Ecco, allora parliamo un attimo e rapidamente dei modelli che voi avete iniziato a costruire, come dicevo prima, in casa, che sono da 2, 3, 4 bracci. Quali sono le caratteristiche che le differenziano? Allora, in primo dobbiamo dire che noi abbiamo rivisitato completamente la macchina. I gruppi sono da noi realizzati, abbiamo costruito degli stampi, abbiamo costruito delle particolari dei particolari componenti che ne hanno reso molto più pratica la macchina, hanno reso la macchina molto più efficiente e più pratica rispetto a quella che erano le vecchie macchine sul mercato della leva. Non a caso noi la chiamiamo Lena, che vuol dire leva napoletana, ecco, proprio perché è una macchina nata a Napoli. Le nostre macchine sono da provare, sono da vedere. Noi le diamo ai nostri clienti, nonché le abbiamo anche aperte sul mercato, alcune le stiamo già mandando all'estero e al nord Italia. Pino, devo farti una domanda a questo punto. Dicevi poc'anzi che voi le macchine le date ai vostri clienti. In qualità di responsabile commerciale, puoi dirci se c'è un'offerta, un pacchetto da destinare e ai grossi consumatori e ai medi e piccoli consumatori? No, non abbiamo un vero e proprio pacchetto. In effetti chi si affida a noi, chi sceglie il nostro caffè, noi consigliamo le nostre macchine, che molto spesso diamo incomodato. Però c'è anche qualcuno che vuole acquistarle e noi siamo ben lieti di offrirgliele. Questa è la nostra politica, diciamo. Bene, grazie. Resta con noi perché a questo punto io in breve voglio chiederti quali sono le novità per il prodotto monoporzionato. Mettiamo che dall'altra parte ci sia il proprietario di un bed and breakfast, di una gelateria, di una pasticceria che non ha numeri per poter garantire dei consumi adatti a quelle che sono le macchine a braccio come quelle che stiamo vedendo alle nostre spalle. C'è una offerta commerciale per loro? Sì, noi abbiamo praticamente, col mese prossimo completeremo quella che è l'offerta sul monoporzionato, perché inseriremo anche le dolce gusto che ci mancavano, insomma, in un mercato che diventa sempre più ricco di offerta sulle varie tipologie. Questo ci fa impazzire un po', però insomma dobbiamo cercare di offrire quasi tutto quelle che sono le possibilità di scelta dell'utente. Quindi completiamo con dolce gusto quella che è una linea che già avevamo con la linea monoporzionata, avevamo con le compatibili Nespresso, le compatibili a modo mio e con le cialde e l'Espresso Point. Quindi una gamma ricca che riesce a portare quello che è l'esperienza maturata negli anni del caffè bar anche nel monoporzionato. Quindi noi cerchiamo sempre e comunque di mantenere quella qualità anche all'interno delle piccole porzioni. Grazie Marco. Pino, allora riepilogando, noi ci troviamo come al solito in questo stand costruito dal gruppo Costa, che vi accompagna negli ultimi anni nel corso delle fiere. Sì, sono parecchi anni che abbiamo questa sorta di sinergia con la Gruppo Costa. È uno stand tra i più belli di questa manifestazione, come delle altre manifestazioni in cui abbiamo avuto modo di intervistare te nello specifico. E alle nostre spalle c'è una novità, c'è un wall
un display LED che proietta che cosa? Un vostro filmato. Sì, questo è lo spot che presentiamo, ecco, qui in fiera, uno spot che adesso vedrete poi presto in TV nazionale sulle maggiori reti, che praticamente è uno spot realizzato a Napoli, la nostra città, che parla proprio dell'espresso napoletano. Non voglio svelare ancora nulla, poi lo vedrete presto sia online che in TV. Molto volentieri, grazie Marco, grazie Pino, è un gran piacere aver avuto modo di darti la voce in questo momento in cui festeggiate 50 anni. Grazie a voi e a tutti gli spettatori, grazie. Noi avremo modo prossimamente di parlare ancora attraverso i nostri strumenti orecanews.it, vendingnews.it, sia per l'offerta Oreca che per quella vending di Toraldo, dei loro corsi di formazione dedicati ai bar, delle macchine guardandole ancora più da vicino e di tante altre iniziative che contraddistinguono questa azienda e ne fanno un vero e proprio gioiello tra le torrefazioni italiane. Amici, noi ci fermiamo per un buon caffè che nel frattempo loro stanno preparando. Voi... le nostre macchine. Con le loro macchine, naturalmente, la quattro braccia nello specifico. Voi non andate via perché con telecamera e microfono abbiamo tantissimo altro da documentare qui al SIGEP 2018. Non andate via.